Come abbiamo cambiato la regione? Record di presenze a Ville Cetra Patrica nell'iniziativa organizzata dal consigliere regionale Mauro Buschini, dedicata ai numeri, alle riflessioni ed ai risultati ottenuti negli anni di lavoro in regione. È cambiata in meglio, soprattutto è cambiata rispetto a quando siamo partiti, a quando abbiamo iniziato quell'avventura. La regione era un insieme di macerie, l'abbiamo ricostruita pezzo per pezzo, punto dopo punto. E per fare in modo che la regione diventasse un partner affidabile, che pagasse chi lavora, che potesse promuovere politiche attive per il lavoro, che potesse parlare ai giovani, che potesse costruire una sanità a misura di cittadino. Ecco, abbiamo fatto questo e la presenza di oggi, straordinaria, bellissima, è la conferma che è stato un cambiamento vissuto insieme al popolo. Una regione destinata ancora a crescere ed a migliorare grazie ai numerosi fondi in arrivo. Ma c'è una possibilità importante. Noi considerate che avremo nelle casse 16 miliardi di euro di investimento, che sono il frutto di tutte le programmazioni e di tutte le risorse che siamo riusciti a intercettare. E allora sulla base di questo noi sapremo fare investimenti di carattere produttivo, capaci cioè di fare in modo che si diano risposte alle persone che vogliono investire e che vogliono lavorare. Presenti a Patrica numerosi sindaci e tutti i maggiori esponenti del territorio del Partito Democratico. Siamo qui oggi per raccontare il lavoro di 10 anni dell'amministrazione di Nicola Zingaretti, un'iniziativa voluta dal consigliere Mauro Buschini, in cui abbiamo potuto però raccontare alle persone in sala, ai tanti sindaci, amministratori, iscritti, segretari di circolo del Partito Democratico, quanto abbiamo fatto. Abbiamo risanato la regione, l'abbiamo resa di nuovo un'istituzione forte, soprattutto vicina ai territori. Abbiamo in questi anni ridotto il debito che avevamo ereditato, siamo usciti dal commissariamento della sanità, abbiamo ricominciato ad investire in tal senso, finalmente riaprendo i concorsi con nuove assunzioni. Abbiamo creato una medicina territoriale molto ampia, abbiamo dato respiro, ossigeno alle imprese, alle famiglie, agli studenti, ai lavoratori, alle donne, in una fase anche molto complicata come quella che abbiamo vissuto del coronavirus. Adesso ci candidiamo a continuare a governare questa regione perché a testa alta lo possiamo fare, convinti del buon lavoro che abbiamo portato avanti, grazie soprattutto al presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Ma devo dire, una bella manifestazione, una bella iniziativa, complimenti a Mauro Buschini. Tantissima gente, segno di affetto, grande partecipazione, ma frutto anche dell'ottimo lavoro svolto in questi 10 anni da Mauro Buschini alla Regione. Abbiamo governato bene e ora ci prepariamo a raccogliere i frutti del buon governo del centro-sinistra, del buon governo di Nicola Zingaretti, di Mauro Buschini, di Sara Battisti, una grande squadra. Ci siamo, abbiamo fatto bene, dobbiamo vincere per la forza delle nostre idee. Oggi c'era davvero tanta gente, sembrava la piazza grande di Nicola Zingaretti. Io a Mauro voglio bene, non devo aggiungere altro, davvero complimenti. Ho già detto nella manifestazione, adesso il ragazzo è cresciuto, è diventato forte, è diventato grande. A Patrica anche il candidato alla carica di sindaco di Frosinone del centrosinistra, Domenico Marzi. È la festa della regione, la festa dell'ASI, dell'ASI ormai centralizzato a Roma, e sarà la festa del comune di Frosinone con questo supporto straordinario di entusiasmo che percepisco ogni giorno sempre di più. Qualcuno diceva faranno il campetto, abbiamo fatto il campo largo, adesso vinciamo perché abbiamo messo in campo una candidatura forte, prestigiosa, autorevole. Io sono convinto che noi adesso faremo un grandissimo risultato, ci sarà un grande risultato del Partito Democratico, della coalizione, e ci sarà soprattutto una bella vittoria di Mommo Marzi, che rappresenta un buon viatico per vincere le prossime elezioni regionali e nazionali il prossimo anno.